Ciao ragazzi, quest'oggi ci troviamo a fare l'unboxing di un nuovo giocattolino arrivato pochi momenti fa. Si tratta del Motorola Xoom 2, come potete vedere. È il nuovo tablet successore del primo tablet Honeycomb uscito sul mercato, il Motorola Xoom. Questo Motorola Xoom 2 nel dettaglio è il Media Edition, cioè è il tablet da 8,2 pollici. Ci sono due versioni del Motorola Xoom 2, quello da 10,1 normale e questo qui da 8,2. Andiamo a vedere un attimo la scatola che, come vedete, ha questi angoli un po' smussati, come del resto sono quelli del tablet. Come vedremo tra poco, apriamo, troviamo ovviamente il tablet, e andiamo a vedere il contenuto della scatola, della confezione. Troviamo qui un manuale semplice, l'adattatore per le prese americane che però questo ci ha fornito Expansys, non appartiene alla scatola, ma se lo comprate su Expansys vi verrà inviato il caricabatterie che ha appunto la presa americana, per questo vi servirà l'adattatore e curiosamente ha il caricatore ha la presa USB. Non posso confermarvi se effettivamente il tablet potrà essere caricato attaccandolo a un computer, alla presa USB di un computer. Dovrò fare qualche prova e magari nella video recensione potrò chiarirvi questo dubbio. Poi, seguendo, nella scatola troviamo questo adattatore per prese inglesi che non ci interessa. Poi ci sono altri due manuali che, se avete voglia di leggere, buon per voi. E poi c'è questa card per scaricare, questo buono per scaricare contenuti dall'applicazione Zinio. E sinceramente non l'ho ancora visto. E mettiamo da parte la scatola, andiamo a vedere. A questo punto direi di vedere, già che ci siamo, il tablet. Eccolo qui, molto leggero, veramente un peso piuma per essere un tablet, credo che sia sotto i 400 grammi, e anche, vabbè, le dimensioni sono quelle, da 8,2 pollici lo schermo, e secondo me è un ottimo regalo per chi cerca un tablet assolutamente portabile, cioè trasportabile magari in una borsetta. E quindi è adatto appunto per chi cerca la trasportabilità. Vediamo la cover posteriore con questa superficie in alluminio con il logo molto carino Motorola. Qui in alto abbiamo la fotocamera posteriore da 5 megapixel, credo, e il flash LED, è la fotocamera in grado di registrare video in HD. Poi qui ci sono i tasti per il bilanciere del volume e il tasto per l'accensione e spegnimento. Nota un po' di demerito, un po' negativa per questo tasto di accensione e spegnimento che secondo me è un po' scomodo, sia da trovare quando abbiamo il terminale in mano, sia da premere perché non si sente non si sente la pressione, quindi forse un po' scomodo. Dovrò un po' abituarmi a premere questo tasto. Andiamo avanti, troviamo qui nella parte laterale destra gli speaker per il volume che sinceramente non ho ancora avuto tempo di provare, ma secondo me si sente abbastanza bene. La riproduzione di contenuti multimediali. Poi troviamo la porta micro USB e la porta per la connessione HDMI. Qui troviamo lo slot per
l'espansione di una micro SD che aprendolo troviamo una specie di sorpresina, qui dovrebbero essere alloggiati slot SIM e micro SD. SIM ovviamente non è presente perché questo è il modello Wi-Fi, quindi non ha il modulo 3G. E a fianco qui ci dovrebbe essere lo slot per scusate, le porte per mettere appunto schede SD, ma il buco è tappato, non possiamo assolutamente mettere niente. Non so perché abbiamo fatto questa porta estraibile se invece non si può inserire nessuna SD. Dovremmo accontentarci della memoria interna al telefono. Insomma, un po' una delusione da parte mia, perché da un tablet mi aspetto che almeno abbia la possibilità di espansione della memoria, invece no. Comunque, abbiamo a disposizione l'applicazione Motocast che ci permette di effettuare di vedere i film che abbiamo sul nostro computer direttamente sul tablet. Forse qualcosa si può avviare a questo problema della memoria, ma comunque dovremmo accontentarci dei 16 giga di memoria interni. Sul lato sinistro troviamo anche altri speaker e poi la porta il jack audio per le cuffie e qui interessante anche la connessione infrarossi per utilizzare il tablet come un telecomando universale. Accendiamolo rapidamente. Lo schermo è da 8,2 pollici, abbiamo detto. Qui in alto c'è la fotocamera per le videochiamate. Schermata iniziale. Come avviene anche sul Razor, sul Motorola Razor, e le forme ovviamente, come dicevo prima, della scatola, vedete le forme del tablet sono con angoli smussati, non più arrotondati come succedeva sul Motorola Xoom. Questo forse è anche un po' per distinguersi dalla massa degli altri tablet. Massa degli altri tablet che ha a bordo il chipset Tegra 2, mentre questo ha lo stesso chipset del Motorola Razr, cioè il Texas Instruments OMAP 4430 con processore dual core da 1,2 GHz, veramente performante. Detto questo, direi di aggiungere solamente qualche parola sulle applicazioni preinstallate. Ovviamente Android, scusate, mi sono dimenticato Android Honeycomb 3.2, forse il tallone di Achille di questo tablet, che è versione di Android non ottimale, insomma, è stata definita una beta pubblica e io lo confermo, non esprime il top dell'esperienza d'uso Android che abbiamo sullo smartphone. Portato qui sul tablet. Insomma, dovremmo accontentarci per ora e aspettare l'aggiornamento ad Ice Cream Sandwich, che comunque non tarderà molto ad arrivare. Dicevo, applicazioni installate ce ne sono un bel po', oltre a Motocast che vi ho anticipato prima, c'è Citrix che è un servizio cloud. E anche per controllare in remoto il PC direttamente dal tablet. Poi altre applicazioni che vedremo nella video recensione, non voglio dilungarmi più di tanto. Che dire, per adesso prime impressioni buone, il tablet nella sua costruzione, i suoi materiali di costruzione sono veramente buoni. Beh, direi che è tutto. Grazie per aver seguito questo unboxing e prime impressioni del Motorola Xoom 2 Media Edition. Vi rimandiamo al blog www.androidgeek.it e alla recensione dello Xoom 2 che faremo nei prossimi giorni. Arrivederci.